Avevo 18 anni quando hanno iniziato a bombardare il Ponte Rosso. Avevo già fatto una scelta, io non ero presente ai bombardamenti perché ero nella resistenza come partigiano. Nel momento che ero nella resistenza, dopo ripetuti bombardamenti, si discuteva e si diceva: ma è possibile che con tanti bombardamenti non riescano a colpire i due ponti, perché qui c'era due ponti, uno della ferrovia e uno della via Aurelia, ponti importanti. E in quel giorno era il 16 maggio del 44 e mentre tutto era a festa, che era il giorno dell'ascensione, si vedeva questi aeroplani che giravano, e girarono anche un bel po', non è che... Ma nessuno faceva caso perché c'era abituati alle bombe. Si sapeva che avevano detto di stare lontani da ponti, dalle ferrovie, però che si era abituati a una diretta. E a un certo punto però gli aeroplani scesero e quando si sentì il rumore forte, si alzò la testa proprio sopra la ferrovia e noi si era lì. C'era un aeroplano con una bomba sotto. Si vide proprio bene, 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 e picchiò una casa lì, subito di là dal ponte. Si fece mezza casa, però danni al ponte, niente. Io ho visto tutti i bombardamenti, 18 bombardamenti sono stati fatti, lì li ho presi tutti. A partire dal gennaio 1944, la Versilia subì una lunga serie di bombardamenti da parte dell'aviazione alleata, aventi come obiettivi principali la statale Aurelia e la linea ferroviaria Pisa-Genova, importanti vie di comunicazione per i movimenti delle truppe e dei mezzi tedeschi. Naturalmente ne subirono i disastrosi effetti anche le zone limitrofe, in molti tratti densamente abitate, con circa 200 vittime, alcune centinaia di feriti e notevoli danni materiali. Oltre agli attacchi delle squadriglie inviate a colpire bersagli specifici, il territorio versiliese subì numerose incursioni su obiettivi occasionali. Particolarmente presa di mira fu la località di Ponte Rosso, nel comune di Pietrasanta, dove si trovavano due ponti sul fiume Versilia, uno stradale sull'Aurelia e l'altro ferroviario, molto importanti per i collegamenti con la confinante provincia di Massa Carrara e quella di La Spezia. I bombardamenti, secondo noi, si disse: come mai sono così accaniti e ripetuti? E lì si capì l'importanza che avevano questi due ponti che transitavano colonne di tedeschi che andavano e venivano. Dal maggio a luglio 1944 ben 21 missioni decollarono per distruggerli, senza però riuscire nell'intento, tanto che i ponti furono fatti saltare dai tedeschi nel mese di settembre, al momento di ripiegare sulla linea gotica, i cui avamposti si trovavano a poche centinaia di metri di distanza in linea d'aria. A settembre del 44 ero lì a casa, sentito l'esplosione che era successo, dopo andati a vedere e hanno fatto saltare i ponti i tedeschi, perché c'era di sentinella loro, infatti li conoscevo, e gli disse: ma che è successo? Il ponte c'è più. E sì, è andato a vedere e non c'era più. Quando le truppe alleate hanno incominciato ad avanzare, i tedeschi hanno pensato loro a farlo saltare, a far saltare i due ponti. Considerando la frequenza e l'intensità degli attacchi, il numero delle vittime fu limitato, una ventina tra morti e feriti gravi.
in quanto dopo le prime incursioni molti abitanti lasciarono la propria casa cercando rifugio in altre località. Io sono rientrato da un sfollamento che si rientrò a Ponte Rossa. Nella casa dove stavo io c'erano le verghe della ferrovia che gli aeroplani hanno fatto saltare fino sul tetto e poi dopo la casa era mezza sporca, combinazione che lì era rimasta a piedi. Solo che di sopra c'era la casa del Mizio, c'era l'orto del Mizio, che aveva picchiato 11 bombe, la settima, sai Morano? 11 bombe, al secondo bombardamento, quello delle formazioni, mi vabbero un angolo del condotto, la vita si sparì la casa. Insomma, ecco, il Ponte Rosso c'era quasi più. I ingegneri americani gettarono un ponte provvisorio sul fiume per consentire l'afflusso di uomini e mezzi alle loro postazioni avanzate oltre il fiume Versilia. Poi, sia quello stradale che quello ferroviario furono ricostruiti nell'immediato dopoguerra. Quando sono avanzate le truppe alleate, è stato ricostruito dagli alleati il ponte, perché poi anche loro hanno avuto bisogno di proseguire e andare verso il nord. Gli americani mi davano del pane, mi davano qualcosa da portargli a questa gente. Io passavo, vidi il primo nero, mi riciclavo e scappavo, veniva via. E come faceva? Io me l'avevo adeguato. Perché i tedeschi avevano tirato mani sui vestiti, che gli americani neri mangiavano i ragazzi, specialmente i bianchi, carne umana. Io vidi quel nero lì. E stessi giorni che il pane non mangiai perché il latte lo portai. Nel nostro giorno li andai su, la c'era in bianco, quando fui lì venne fare il nero. E io mi guardò e disse no, non mangiano niente, non credo. Ma i manifestini c'erano così, che da notte passavano a rubare e tirava giù.